Everything will go wrong to the bad and the corrupt. Everything will go wrong to the bad and the corrupt. Buongiorno, mi chiamo Loredana Filippi, sono un counselor professionale ad approccio psicoenergetico bioquantico e collaboro con l'equipe di MADAT da un po' di anni. Lavoro nel campo della crescita personale basata sulla consapevolezza e sono specializzata nelle relazioni fra il corpo e la mente, in particolare sul rapporto fra coscienza e salute. Coscienza è naturalmente tutta quella dimensione interiore che molte volte il nostro mondo ci porta, ahimè, anche a trascurare. Il mio compito infatti è quello di guidare a ritrovare la propria direzione nella vita, nel proprio il proprio cammino di vita attraverso il recupero della passione, dell'entusiasmo, cioè quelle caratteristiche con le quali, a mio avviso, tutti siamo venuti al mondo. Da questo sentire, infatti, è nata un po' di anni fa l'associazione e il progetto Medicina dei Significati, che ha come sottotitolo L'anima guarisce quando ritrova il significato delle cose, proprio voler sottolineare l'importanza di questa dimensione profonda che nutre, che si intesse profondamente con tutta quella che è la dimensione fisica della quale giustamente si occupano le nostre scienze. Il mio intento, infatti, il intento dei miei studi, della mia ricerca, è proprio quello di poter riabilitare, far rincontrare, di riabilitare quello che gli antichi chiamavano matrimonio sacro. Nel matrimonio sacro, Hieros Gamos degli antichi greci, era proprio quella possibilità di saper far sposare fuori e dentro di noi le parti che ci costituiscono, quindi una dimensione innegabile, fisica, esteriore, biologica, organica, eccetera, che tutti conosciamo e che oggi subisce anche un forte attacco con quella nascosta, interiore, potremmo definire maschile l'una e femminile l'altra. Ecco allora che l'idea, l'immagine del matrimonio diventa particolarmente significante ed evocante. Voglio anche usare, purtroppo un po' per essere in linea coi tempi, l'immagine del ponte, e non solo perché sappiamo cosa è successo l'anno scorso, la catastrofe terribile di Genova, ma perché anche quella è un simbolo del fatto che noi, più che costruire muri, dobbiamo lavorare per costruire ponti, e questi ponti devono essere dentro di noi. E allora, fatta questa breve premessa, un po' come tutti i miei colleghi, anch'io ho sentito un richiamo fortissimo, veramente potente, rispetto a quello che stiamo vivendo, che è una cosa, come dice Rael, non è solo una pandemia, è qualcosa di molto più importante, qualcosa che non si è mai visto nel nostro mondo e che ci porta come simbolo, tra virgolette, stiamo sul simbolo, ascoltiamo il simbolo, uno dei simboli più importanti è la separazione. La separazione però che è legittima perché noi viviamo in un mondo dove le cose sono separate, devono esserlo per poterle vedere, per potersi vedere e magari riconoscere. Ma questa separazione, che quindi questa nostra costrizione, questa nostra separazione coatta che siamo portati a vivere dovendo stare ognuno nella propria casa esteriore ma anche interiore, io dico, può essere legittimata solo se vista in funzione di una nascita. Perché la nascita che cos'è se non una separazione? Separazione da quella casa che è la pancia della mamma che mi ha sempre nutrito per 9 mesi e che è il solo luogo e il mio mondo, il mio universo che io conosco. Allora tutto nasce da una separazione. Qualcuno disse con bellissime parole, esiste solo l'incontrarsi e il separarsi. Ma in realtà non esiste né l'incontrarsi né il separarsi.
Ecco allora che vedere questa separazione coatta, e non mi riferisco solo al fatto di dovermi separare dagli altri perché non posso bere il caffè insieme al bar, no, mi riferisco a una separazione molto più ampia, globale, verso la quale siamo portati a riflettere, deve essere funzionale ad una nascita. Per me, pandemia oggi, chiamiamola così e non sto certo a discutere sul nome, è una occasione iniziatica. Tutte le antiche tradizioni parlavano di iniziazione, perché tutto inizia con un inizio. E quindi adesso è un inizio di un nuovo momento storico, di un nuovo momento nella nostra storia personale e globale. Che cosa ci dice l'iniziazione? L'iniziazione dice che qualcosa deve nascere e che siamo soli nel momento in cui avviene questa nascita. Quando noi nasciamo, c'è la mamma, d'accordo, l'ostetrica, ma come quando noi moriamo siamo fondamentalmente soli. E infatti gli antichi lasciavano l'adepto che doveva essere iniziato ai misteri lo lasciavano solo in mezzo alla foresta, davanti al bosco, e noi siamo soli soprattutto in relazione al sistema che in questo momento, anziché unire, perché synistemi significa mettere insieme, ci sta separando. Io non voglio giudicare che questo sia buono, sia male, sia... Io credo sia necessario, al di là della volontà di chiunque essere umano, di noi sul pianeta, ci sono delle volontà, a mio avviso, che vanno oltre, perché noi siamo chiamati a superare una prova iniziatica. Una prova iniziatica per cui potremmo dire che veramente poi sarà un mondo nuovo. Noi non saremo più quelli di prima, perché qualcosa cambia fuori, ma cambia innanzitutto dentro. Superare la prova iniziatica però, e questo è il messaggio che mi sento di portare, non è dire io ce l'ho fatta, voler uscire indenni, ecco, ho superato la notte del bosco, no, non è questo, perché la vera iniziazione è qualcosa che mi porta a trasformarmi. Allora, superare la prova iniziatica diventa lasciarsi trasformare dentro. Questo è il significato simbolico, il simbolo è il ponte che mi permette di passare da una dimensione conoscitiva ad un'altra, non per separarle, ma per riunirle. Quindi lasciarci separare perché qualcosa nasca dentro di noi e quindi, affinché avvenga questa nascita, permettere che qualcosa ci abbia a trasformare. Allora concludo dicendo che, a mio avviso, è estremamente importante per non lasciar passare tutta questa cosa terribile, dolorosissima che stiamo vivendo, senza dare adesso un significato. Perché il significato è una luce che porto nel cammino, tale che anche la notte più profonda non sarà mai, anche le tenebre più profonde non saranno mai più assolutamente tali. E allora mi invito a ciascuno a chiedersi questo: qual è la mia occasione in questo momento? In cosa posso lasciarmi trasformare? Ma lasciarmi trasformare, lasciarmi guidare dalle acque del parto che mi guideranno verso la vita. Solo così potremo dare significato a questa esperienza. E parlando per me, perché io penso che poi il significato più grosso venga quando ognuno parla di sé, di quello che veramente sta vivendo, per me è questo. Due punti, ve lo confido. Siccome anche Rudolf Steiner, che io studio e ammiro molto, insieme a tante altre cose, tante altre tradizioni, insieme alla scienza, però la scienza bioquantica, che è importantissima, diceva nel secolo scorso che il nostro cuore è un organo misterioso, e lo è di fatto perché esso, muscolo involontario, ha le stesse caratteristiche fisiche dei muscoli volontari, costituito di fibre lisce, striate. Ma allora questo cosa vuol dire? Lui lo spiega dicendo che
opinione sua. Ovviamente, molto probabilmente, il cuore diverrà volontario. Ecco allora che la dimensione del cuore potrà essere guidata dalla nostra volontà, perché l'organo è uno strumento, il cuore, scusate, è uno strumento della nostra volontà. Noi potremo decidere quando farlo aprire, quando farlo chiudere. Personalmente la mia occasione, il mio ad hoc che sta accadendo in questo periodo è scoprire come io posso dire a questa parte di me, apriti, e magari scoprire che anche la frattura, le fratture che nel passato io come tutti abbiamo o abbiamo incontrato, possono essere generative di, una, di qualcosa di nuovo e di meraviglioso. Allora la frattura, il male, il problema che è proballo, getto davanti a me per poter vedere qualcosa che non vedo, diventa significante, propedeutico ad una nascita. Spero di essermi spiegata e che questo possa, questo è il mio augurio, il mio invito, e spero che possa servire a qualcuno. Ciao a tutti e buon cammino. Everything will go wrong to the bad and the corrupt.